Una sfortunata battuta d'arresto non può fermare la corsa verso la salvezza, un quarto d'ora fatale. Quello che è costato sconfitta e rimonta sul campo del Pineto non può dissolvere l'aura di fiducia che stabilmente sembrava albergare in casa granata. 4 giorni di riposo per staccare la spina, per ricaricarsi e riprendere il passo spedito, ora sotto con il lavoro. Dovrebbero bastare pochi punti all'Agnonese per togliersi dai guai, un'impresa al Civitelle con la Vispesaro spalancherebbe le porte sulla permanenza in categoria. Non sarà certo un gioco da ragazzi contro la seconda della classe in piena corsa per la vetta della classifica, marchigiani che inseguono il Matelica a 2 punti e che vengono da 2 vittorie consecutive. L'Olimpia può giocarsi la sua partita anche senza il carisma di Rullo, squalificato. Di Meo ha pronte le soluzioni di riserva perché già la Bua e Litterio si scaldano. Il mister medita su nuove soluzioni tattiche da proporre. Obiettivo? Cancellare subito l'ultima sconfitta e riprendere il filo di un discorso interrottosi la settimana scorsa. Un discorso composto da 3 vittorie consecutive e di prestigio. Niente paura, a maggior ragione se gli spalti si coloreranno di granata, se la vittoria della formazione allievi dell'Olimpia nella Pisa World Cup diventi una nota aggiuntiva in una sinfonia già vincente. La salvezza è vicina, basta prenderla, basta un ultimo sforzo.